Noi ci siamo mossi in base alle indicazioni che il governo e il comitato scientifico che sta gestendo questa cosa ci dice. Io non sono né un virologo, né uno scienziato, né un medico. Sono semplicemente un operaio che adesso fa il sindacalista. Mi sembra di no, perché alla fine l'accordo che abbiamo fatto è un accordo che ha recuperato e alla fine è emerso un elenco di attività che hanno tenuto conto delle cose che ha detto il sindacato. Non è utile generalizzare, perché non sono tutti uguali e i comportamenti non sono tutti uguali. Fino a quando non c'è stato un provvedimento del governo che ha detto che bisognava cessare le attività, si è dovuto gestire una situazione. Adesso non facciamo che tutti hanno capito tutto, perché nessuno di noi ha mai dovuto fare i conti con quello che sta succedendo adesso. Quindi io non voglio né difendere né neanche però polemizzare a prescindere. E non è il momento della polemica fine a se stessa, ma che non vuol dire non fare le cose. Come hai visto, ciò che Confindustria ha tentato di fare sotto banco non è passato. Almeno questo lo possiamo dire, perché i sindacati in nome dei lavoratori hanno detto quelle cose lì non si fanno. E se c'è qualcuno anche che ha delle responsabilità, che al limite queste cose non le ha capite e che in un qualche modo ha cercato di dire che prima della salute e della sicurezza veniva qualcos'altro, ha sbagliato. Fino alla scorsa settimana nessuno aveva cessato le attività produttive. Vorrei che fosse chiaro. Noi il protocollo sulla sicurezza l'abbiamo fatto perché il governo non aveva dato indicazioni insieme al suo comitato scientifico che bisognava cessare anche le attività produttive. Noi ci siamo mossi in base alle indicazioni che il governo e il comitato scientifico che sta gestendo questa cosa ci dice. Io non sono né un virologo, né uno scienziato, né un medico. Sono semplicemente un operaio che adesso fa il sindacalista. Io non sono né il presidente della regione, non sono nel comitato scientifico e quindi chi aveva degli strumenti e non li ha agiti dovrà rispondere del perché non li ha agiti. Non può venire a fare un ragionamento che riguarda chi rappresenta i lavoratori, che ha fatto tutto quello che ha fatto. Io, quello che abbiamo provato a fare in queste settimane, ognuno dove si trovava, è stato quello di mettere al centro la salute e la sicurezza delle persone. Non viene prima l'economia, non viene prima il profitto, non viene prima la produzione, viene prima la salute e la sicurezza delle persone. Oggi il mio problema è che chi lavora dalla sanità alla persona che è alla cassa nel supermercato dove vado a far spesa, a chi mi viene a portare via le immondizie, a chi mi garantisce la luce, a chi deve andare a lavorare per garantire altri servizi a noi, quelle persone che stanno lavorando per noi debbono essere messe nella condizione di poterlo fare senza correre rischi. Okay.